bambini da quando è iniziata la guerra ancora non smettono di piangere. Il loro dolore è più forte, le notti passano a pensare e ogni giorno che pensano a questo scendono le lacrime. Venuti qua in Italia un po' cambiati, qualcosa si è calmato un po'. Riescono a sorridere, ma il loro pensiero è sempre lì. Ogni volta che pensano, piangono. Le bombe si avvicinavano, le case, le strutture vicino all'istituto. Quando lei ha preso tutto in mano i documenti, i muri, i vetri hanno cominciato a cadere. È stato molto duro all'inizio quando già era vicinissimo. Allora lei ha portato tutti quanti noi via da lì. Noi qua tutti siamo saliti sul pullman e ha guidato l'autobus un militare. Davanti a noi hanno cominciato a bombardare e hanno cominciato a dare la marcia indietro che noi dovevamo tornare indietro. Noi non abbiamo potuto tornare indietro alla nostra struttura perché alla nostra struttura già avevamo le quattro bombe che non sono esplose. Ci hanno ospitati l'Università dei Militari dove ci hanno dato una stanza per accogliere tutti i bambini. Hanno visto tutti con gli stessi gli occhi tutto questo e pregavano di rimanere sopravvissuti. I militari preparavano il mangiare caldo con il fuoco sulla terra. Portavano nel bunker per terra sui matrassi, mangiavano questo mangiare. Ogni giorno aumentavano i spari, le bombe che scoppiavano ogni giorno di più e di più. Non si fermavano tante volte anche la sera. Faceva di tutto di salvarli e di tenerli al sicuro. Loro prime due volte non riuscivano a passare perché mancavano dei documenti e non li facevano passare. La terza volta, quando tutti i documenti si erano stati fatti e tutti pronti, cominciavano a supplicare e chiedere di farlo passare. Gli hanno detto: se continuate a supplicare, voi non passate né il professore né i bambini. Specialmente che è stato anche detto a noi. Adulti, i bambini, tutti quanti hanno detto: gli uomini devono fare il militare, noi come donne possiamo passare. E anche è stato difficile che i bambini piangevano, era un dolore per loro. Loro vogliono molto che finisce tutto questo, sarà silenzio e che tornino molto ai loro muri. Grazie. Grazie.